E se vi dicessi che Elon Musk, oltre ad essere proprietario di Tesla, SpaceX, The Boring Company e Starlink, addirittura finanziato un'organizzazione che si chiama OpenAI, che ha creato un'intelligenza artificiale in grado di suggerirci qualche azione sulla quale investire, ci credereste o no? Beh, purtroppo, per fortuna, è così e ora vi dimostrerò il perché. Prima di partire ci tengo però a parlare di due cose. Il primo è spero che stiate apprezzando lo sforzo che sto facendo nel portarvi un video al giorno per i prossimi 30 giorni. E seconda cosa, fatemi sapere qua sotto con un commento, con un like, se avete piacere che vi porti nei prossimi giorni un video in cui andiamo a vedere tre azioni sulle quali investire per cavalcare il trend dell'intelligenza artificiale. Ho in serbo per voi alcune chicchettine, quindi se avete piacere di vederle, un like e un commento qua sotto. Ma ora andiamo a stuzzicare ChatGPT. Come potete vedere, ora sono in chat con l'intelligenza artificiale creata da OpenAI, che appunto, come vi dicevo, è un'organizzazione che si concentra sullo sviluppo di tecnologie per l'apprendimento automatico, creata da alcuni dei più grandi filantropi mondiali, tra i quali Elon Musk e Sam Altman. Detto questo, vediamo se riusciamo a stuzzicarla un po' per farci dire qualche azioncina interessante. Allora, come vi faccio vedere adesso, lui ovviamente all'inizio cercherà di, tra virgolette, pararsi un po', perché ovviamente non vuole dare consigli finanziari. Ora vi faccio vedere, infatti, che risposte vi dà. Infatti, se noi chiediamo, ad esempio, mi consigli qualche azione su cui investire, questa è la risposta che vi darà. Non so voi, ma io, anche se sto parlando con un'intelligenza artificiale, non riesco ad essere maleducato. Infatti, tendenzialmente cerco sempre di scrivere o per favore o grazie mille. In generale, anche, ad esempio, mi ricordo che nel video di Yakidale, dove lui, ad esempio, calcia il robottino, io stavo male, non so perché. Purtroppo ho quella sensibilità lì che mi dà fastidio. Non lo so, ditemi anche se voi siete così, ma generalmente penso di essere un po' un caso isolato. Come potete vedere, diciamo che lui si para un po', infatti ci dice, aspettate un attimo che vi aumento un po' la grandezza così leggete tutto. Sostanzialmente dice che non può dare consigli di investimento semplicemente perché non ha formazioni aggiornate sui mercati. Ad esempio, infatti, se voi considerate che le cose che ha in pasto l'algoritmo sono relative solamente fino al 2021, se non ricordo male, non ha i dati aggiornati. Ma noi andiamo a stuzzicarlo un po'. Ad esempio, possiamo chiedergli: conosci qualche azione che tratti l'intelligenza artificiale? Vediamo un po' cosa ci risponde. Penso possa tirare fuori magari Nvidia o qualche altra azienda. Vediamo un attimo. Lo sapevo. Vediamo qualche azienda che ci tira fuori. Magari penso Alphabet oppure Microsoft. Non ho idea cosa ci possa tirare fuori. AMD ci sta. È normale. Vediamo un po'. Sono curioso. Alphabet, ovviamente. Anche Amazon ci sta in Amazon Web Services. Ecco, queste cose qua, ad esempio, erano cose che non sapevo. Amazon, l'azienda offre una vasta gamma di servizi di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico, tra cui Amazon SageMaker, Amazon Lex e Amazon Recognition. Molto interessante, anche Facebook, ovviamente, penso lo conoscete tutti. Tra l'altro, non mi ricordo se Meta era già l'anno scorso o probabilmente lui pensa che si chiami ancora Facebook. Non mi ricordo se quando ha cambiato nome da Facebook a Meta. Probabilmente non lo sa ancora. Un'altra azienda che appunto è cinese, quindi meno conosciuta, è Baidu. Comunque è molto interessante. Non pensavo me ne tirasse fuori così tante. Ora voglio vedere fino a che punto si può spingere. Gli scrivo: tra le aziende sopra citate, quale investe di più in ricerca e sviluppo? Vediamo se ci risponde. E diciamo che qua ci gira un po' largo. Infatti dice: non ho informazioni su quali trend sopra citate investono di più in ricerca e sviluppo, però posso dirti che generalmente le grandi aziende tecnologiche tendono ad investire significativamente in ricerca e sviluppo. E ci sta. Qua ci dice semplicemente che Alphabet, Amazon e Microsoft sono quelle che spendono di più in generale in ricerca e sviluppo. Ora però voglio stuzzicarlo un po', perché voglio sapere se è in grado di crearmi un portafoglio ben diversificato. Gli chiedo, ad esempio, sapresti aiutarmi per caso a creare un portafoglio di investimenti abbastanza diversificato? Vediamo un po' cosa ci dice. Qua ovviamente si dice che non è in grado di creare un portafoglio di investimenti e di consultare un consulente finanziario. E ci può stare. Diciamo che penso sia la risposta corretta da dare a una persona, perché voi dovete considerare che questa intelligenza artificiale poi deve essere aperta un po' al pubblico. Quindi è giusto che
dia risposte che siano valide per le persone normali. Qua ci parla in carattere molto generale riguardo alla diversificazione e ci può stare. Ora voglio fargli una domanda un po' specifica, gli dico quali sono i settori che tendenzialmente performano meglio durante periodi recessivi. Visto che tendenzialmente gli Stati Uniti sono previsti ad andare in recessione in early 2023, ci può stare che magari ci consigli qualche settore che potrebbe performare meglio. Ovviamente sono tutte cose che so già io, però penso che per una persona normale potrebbe essere interessante, potrebbe aiutare appunto a non fare errori. Qua, come è giusto che sia, ci dice semplicemente che potrebbe essere interessante investire in settori, ad esempio quelli dei beni di consumo durevoli, i beni di consumo non duraturi, la sanità e l'energia. E poi ovviamente dice sempre il solito disclaimer che è importante notare che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. E questo è anche giusto. Qua ora io voglio cercare di estrapolare qualche azione in particolare. Quindi se noi sappiamo che in periodi recessivi, ad esempio, i beni di consumo non duraturi performano meglio, andiamo a vedere qualche azione all'interno di quei settori lì. Quindi chiediamo: sapresti dirmi qualche azione che è nel settore dei beni di consumo non duraturi? Vediamo se c'è qualche azione in particolare. Ovviamente la classica Procter & Gamble, magari ci dirà Johnson & Johnson, immagino, poi non so, Coca-Cola ovviamente ci sta, Pepsi è normale che ci sia. Non so se l'intelligenza artificiale riesca ad andare a prendere i dati di bilancio, ovviamente qua ci ha fatto solo qualche esempio. Ora voglio provare a fargli una domanda un po' più specifica. Gli chiedo: tra le società sopracitate, quale ha performato meglio nell'ultima recessione? Prova a chiedergli quello, vediamo se ci risponde. Non credo ci risponda, però vediamo. Esatto. Ovviamente qua ci dice: in generale durante una recessione i rendimenti delle azioni tendono ad essere volatili e dipendono da molteplici fattori. E ci sta. Qua ovviamente si dice: in generale durante una recessione le azioni delle società che operano in settori considerati defensive, come i beni di consumo non duraturi, tendono ad essere meno volatili e a performare meglio rispetto alle azioni delle società che operano in settori considerati più ciclici, come ad esempio l'automotive. E questo è molto interessante, non so se lo sapevate tutti, però vabbè, penso lo sapete tutti. Però perché Tesla e NIO sono crollate così tanto? Principalmente per due motivi. Il primo è il fatto che in periodi recessivi il settore automotive tende a non performare benissimo, e il secondo è il fatto che avevano multipli molto molto elevati e questo l'ha portate giù in poco tempo. Vediamo se ci consiglia qualche asset che può performare bene in momenti in cui c'è alta inflazione. Vediamo se è in grado di dircelo. Conosci qualche asset in grado di performare bene in periodi di alta inflazione? Vediamo se ce lo dice. Ovviamente qua ci dice le obbligazioni index linked, gli immobili, l'oro, le azioni di società che generano redditi stabili e crescenti, quindi generalmente le azioni abbastanza stabili come Coca-Cola, Johnson & Johnson, Pepsi, che come abbiamo visto prima sono azioni che hanno performato anche bene negli ultimi anni. Quindi se uno avesse parlato con ChatGPT prima che ci fosse questa ondata inflattiva o durante, avrebbe potuto, tra virgolette, molto tranquillamente battere il mercato. Perché? Perché avrebbe magari investito in Coca-Cola, Johnson & Johnson o magari in obbligazioni index linked, e quindi tendenzialmente avrebbe sovraperformato. È per questo che lo trovo uno strumento molto molto utile, quindi penso sia molto molto interessante, ed è anche per questo motivo qua che Microsoft, una delle più grandi aziende al mondo, ha intenzione di investire 10 miliardi di dollari in questo strumento qua, e il suo obiettivo è quello di integrarlo con Bing, che per chi non lo sapesse è il motore di ricerca di Microsoft. Voglio provare a fargli qualche domanda sulla Cina. Ad esempio, se tu fossi il CEO di JP Morgan, investiresti attualmente in Cina? Vediamo cosa risponde, non ho idea. Qua ovviamente ci gira sempre un po' intorno e ci dice semplicemente: non ho preferenze personali, la decisione di investire in un determinato paese o mercato dipende dalle valutazioni ed analisi effettuate dalle banche di investimento. Qua però ci dice cose molto interessanti. Ad esempio, la Cina è una delle più grandi economie al mondo, ma questo lo sapevamo, e offre molte opportunità per gli investitori. Però poi aggiunge: inoltre la crescita della classe media cinese sta aumentando la domanda per beni di consumo e servizi. Questo è una cosa che è molto interessante, che magari non tutti
sanno. Molto carino. Per quanto riguarda JP Morgan, la banca è presente in Cina da più di un secolo e ha una forte presenza in Cina, con una serie di attività e partnership. Quindi è probabile che la banca valuti costantemente le opportunità. Trovo che sia di un'intelligenza assurda. Ma ora voglio farvi vedere una cosa molto interessante che mi ha fatto anche molto ridere. Ed è questa qua. Ora cerco, perché l'avevo visto in un post di Instagram e voglio farvela vedere. Assurdo, assurdo. Io ho scritto: padre e figlio hanno 36 anni in due. Sapendo che il padre ha 30 anni, vide il figlio. Quanti anni ha il figlio? E avevo visto che nella pagina di Instagram il ChatGPT aveva scritto: se il padre ha 30 anni più del figlio, allora il figlio ha 36 meno 3, uguale 6 anni. Deve... Mi sembrava un po' strano, però evidentemente avranno aggiornato e ora ti dà una risposta corretta. Infatti semplicemente ti fa un'equazione e ti dice: se padre più figlio uguale 36 anni, e quindi padre uguale figlio più 30 anni, sostituendo la seconda equazione nella prima, quindi figlio più, aperta parentesi, figlio più 30, chiusa parentesi, uguale 36 anni, abbiamo quindi due figli più 30 anni. Abbiamo quindi 2 per figlio più 30 uguale 36 anni, quindi 2 per figlio uguale 6 anni, quindi figlio uguale 3 anni. Ed è corretto, infatti hanno figlio 3 anni e il padre 33 anni. Vediamo se anche alle altre mi risponderà correttamente. Scusate se vi sto facendo perdere tempo, però è una cosa che mi fa molto ridere, quindi penso che abbia senso portarlo. Ora ve ne scrivo un'altra. Qua ad esempio ha sbagliato, infatti io ho chiesto: l'altro ieri avevo 21 anni e l'anno prossimo ne avrò 24, che giorno è il mio compleanno? A quel punto teoricamente noi dobbiamo sapere questo: se l'altro ieri avevo 21 anni e l'anno prossimo ne ho 24, vuol dire che se sono nato il 31-12, che è la risposta corretta, il 30-12 ho 21 anni, il 31-12 ne ho 22, l'1-1 è il giorno in cui sono attualmente, il 31-12 di quest'anno qua ho 23 anni, l'anno prossimo, cioè il 31-12 n più 1, ho 24 anni. Quindi la risposta corretta sarebbe stata 31 dicembre, e questo non è riuscito a risolverlo e mi fa molto ridere, e ci sta, non so perché. Non so, a voi non fa ridere, a me fa molto ridere. Ora faccio l'ultimo e poi vi saluto. Qua io ho scritto: Anna ha scritto tutti i numeri da 300 a 400 su un pezzo di carta. Quante volte ha scritto la cifra 3? E qua la risposta è sbagliata. Infatti, se voi leggete, dice: Anna ha scritto tutti i numeri da 300 a 400 su un pezzo di carta. Ci sono 101 numeri in questo intervallo, quindi da 301 a 400. Per contare quante volte ha scritto la cifra 3, dobbiamo contare quante volte appare la cifra 3 nei numeri da 300 a 400. E la risposta corretta è 120, perché il numero di volte è 101 più tutte le volte che compare il 3 oltre al primo numero, quindi 303, 313, 323, 333 e così via. E quindi abbiamo trovato un altro errore. Quindi grande Microsoft, investi pure 10 miliardi e noi lo freghiamo così. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e ci becchiamo al prossimo video.